Siamo ritornati non tanto distante dal compleanno di Giordano, 31 anni, ma attenzione perché qui si scopre, ragazzi, entro il 2016 io mangerò i confetti, lo so, perché la zia Maria ci inviterà al matrimonio, io lo so, col fiocco, questo sarà un matrimonio con i fiocchi. Ciao Lorenza, sei già emozionato. Scusa, come fai a sapere il mio nome che mi devi chiedere come mi chiamo? Ma va! Ops, scusa, ma se è Giordano noi lo conosciamo da 31 anni. La moglie da 15, a te meno o meno ti conosco da 28. 27. Oh, sono troppo avanti, Emanuele. Non ho una rughetta in più, per favore. Però lei fa un'ablazione fantastica, perché è igienista, è igienista. Fai un sorriso, fai uno smalto. Perfetto, ragazzi, Prendete esempio, mattina, sera, pomeriggio, sempre lavarsi i denti, vero? Un consiglio, dai. Filo interdentale tutte le sere e usate... Filo spinato, via. Pulite. Ma attenzione, adesso io girerò anche motorizzato, sì, a scoppio. A scoppio, ridere, alla grande. Ma attenzione perché io qui, così, alla fiducia ho abbracciato un ragazzo che mi sembra che sia appartenente, insomma, all'altra metà del tuo cuore. Sì. Lui si chiama, sì, appunto, dovrebbe, ecco, speriamo. Adesso andiamo a intervistare, non ti preoccupare, adesso gli faccio dire solo la verità, fidati. Allora, come si chiama questo ragazzo che c'ho qui a fianco? Emanuele? Vuoi dire qualcosa in particolare? Lui non ti sta ascoltando in questo istante. Emanuele, so, tipo, una cosa che non gli hai mai detto? Non saprei, in questo momento. Lui non ti sta ascoltando. Sì, bevi, così dopo dimentichi, vai. Sì, vino ovviamente fa dire solo la verità, giusto Emanuele? Ecco, speriamo. Tu cosa ti aspetti che lei possa dire? Ah, adesso attenzione perché il vino ha già fatto effetto. Attenzione, il vino ha già fatto effetto. Allora, Lorenza, ma scoop del 2016, ragazzi. Visto che sta finendo il 2015, sta per arrivare il 2016, magari una proposta nel 2016. Il vino. Ragazzi, signora Ivana, per favore una bottiglia per Emanuele. Mamma mia, ragazzi, sto sudando io. Ma scusa, ho caldo. Cioè, ragazzi, però scusate, ragazzi che siete a casa, no? Ma qui veramente siamo in casa, no? Giochiamo in casa. Emanuele, però scusami, bro. Cioè, tu non ti sei accorto che prima di metterti tu in ginocchio mi ci sono messo io? Lascia stare, ti costerebbe caro. Comunque, meglio Emanuele, fidati. Allora, noi vi salutiamo, vi auguriamo un mondo di bene. Vuoi augurare qualcosa? Vuoi salutare qualcuno a casa, in particolare la signora Maria? Sì. Sai anche il nome di mia mamma? Sì. Ok. Non ricordo quello del papà, però, Bruno. Ah, Bruno, papà Bruno, ciao, fantastico. Allora, vuoi salutarli? Allora, sì, saluto mia mammina e mio papà, ciao. Passo 100 euro, papà, 100 euro. Emanuele, vuoi salutare qualcuno? Saluto il mio amore e rifaccio gli auguri a Giordano per i suoi 31 anni. Uela, ragazzi, questa sì che è una famiglia. Forse il 2016, non lo so, questo ragazzo da 1,85 m diventerà meno 95 cm perché in ginocchio si ritroverà così, casualmente, visto l'anticipazione che hai ricevuto questa sera. Ma non lo so, ragazzi, 2017, 2018. 2016, poi non diamo i numeri. Ecco. Magari un colpo e un gemello. È un coppia, una coppia di gemelli. Ma è quello che vorremmo. Perfetto, allora noi vi salutiamo perché tempo stringe. Tanti auguri, Lorenza, Emanuele. Mi raccomando, invitateci al matrimonio. Io faccio il DJ se volete. Benissimo. Ragazzi, ciao. Ciao, ciao, ciao. Dammi un bacio.